Ciao bimbi, vi va di fare un lavoretto di Pasqua insieme a me? Che ne dite di un bel quadretto da appendere nella vostra cameretta? Ecco cosa ci serve: un piatto di carta, la colla vinilica, le tempere e del riso. Per prima cosa bisogna colorare metà piatto di azzurro, che sarà il nostro cielo. Ora dobbiamo disegnare qualcosa sul piatto. Io ho pensato di usare due piccole sagome a forma di coniglietto, ma voi potete disegnare qualsiasi cosa, anche a mano libera. Disegnate qualcosa che ricordi la Pasqua, tanto lo so che siete bravissimi. Ora stendiamo la colla vinilica sull'altra metà del piatto e sui coniglietti. Mettetene tanta e stendetela bene. E adesso, con le manine, prendiamo il riso e cominciamo a distribuirlo su tutta la colla. Premiamo bene bene il riso. Non importa se ci sporchiamo le manine con la colla. Togliamo il riso in eccesso ed ora aspettiamo che la colla si asciughi. Ecco pronto, la colla si è asciugata. Ora possiamo cominciare a colorare il nostro prato. Con il pennello prendiamo un po' di colore verde e lo stendiamo sul riso. Guardate che bell'effetto, sembra proprio l'erba del prato. Ancora un po' di verde e abbiamo ultimato il prato. Ora passiamo ai coniglietti. Io ho pensato di farli uno rosso e uno giallo. Ma voi bimbi potete farli del colore che più vi piace. Il lavoretto è quasi finito, però così è un po' spoglio e quindi io ho deciso che per abbellirlo di aggiungere dei fiorellini che ho colorato su un foglio, oppure voi bimbi li potete prendere da un giornale, potete ritagliare, e una farfallina. Per esempio io ho preso la pasta e l'ho colorata, però voi bimbi potete disegnarla su un foglio e poi ritagliarla. E queste due palline di cotone dove le mettiamo? Bravissimi, le usiamo per creare la coda dei nostri coniglietti. Ora il lavoretto è pronto ad appendere nella vostra cameretta. Spero che vi siate divertiti. Auguro a tutti una buona Pasqua.